Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti farò vedere la terza parte degli animali preferiti di tutti. Oggi vi presenterò tutti gli animali del mare. Iniziamo. Cosa preferite, l'animale più piccolo tra tutti loro o il più grande? Vabbè, vi faccio vedere il più grande e il più piccolo. Quindi adesso il più grande, aspettate, non è solo il grande animale da quelli che popolano oggi il pianeta, cioè la Terra. Infatti, è l'animale più grande mai esistito sul pianeta. Sto parlando della balenottera azzurra, con oltre 33 metri di lunghezza e oltre 180 tonnellate di peso. È in termini di massa il più grande animale mai vissuto sul pianeta. Vi faccio sentire pure il verso. La lunghezza però viene superata da alcuni sauropodi giganteschi come l'argentinosauro e il maracopisaurus. Adesso vi faccio vedere la megattera. Misura circa 16 metri di lunghezza e pesa circa 30 tonnellate. Pesa più o meno come 3 mammut delle steppe. Poi vi faccio vedere lo squalo elefante. Lo squalo elefante è la seconda specie di squalo più grande del pianeta. Guardate cosa contiene già il primo trofeo. Può misurare fino a 12 metri, anche se alcuni possono raggiungere 14 per un peso di 10 tonnellate. E si nutre parzialmente di plankton. Poi abbiamo un altro animale, che è il capovoglio. Se vedete un video su YouTube e vedete che c'è scritto extinct, in realtà non è vero, il capovoglio non è estinto. In realtà esiste ancora. Questa specie può raggiungere oltre 18 metri di lunghezza e superare le 50 tonnellate di peso. Quindi è l'unico animale al giorno d'oggi in grado di superare la dimensione del megaloponte. Adesso lo siamo il capodoglio. Ah già, il più grande ha raggiunto oltre 75 tonnellate. Pesava più di una balenottera comune ed era lungo quasi 24 metri. Adesso, intanto che ho pronunciato il megalodonte, eccolo qua, si tratta dello squalo più grande che ad essere mai apparso sul pianeta. Misura 24 metri e pesa fino a 145 tonnellate. Pesa quanto la palla di trasferta che abbiamo visto prima all'inizio. Poi abbiamo uno della famiglia dei pesci, un altro e gli altri due sono cetacei. Uno è una balena, un altro uno spa è un pesce e l'altro è un delfino. La balena, sto parlando del Leviathan Melville, pesa 50 tonnellate più e misura 18 metri. Sapete, è di solito molto più piccolo del suo parente stretto. E poi tu, se non ti sei ancora iscritto al mio canale, devi assolutamente limitare cliccando il tasto iscriviti. Entrate tutti quanti a quelli che stanno guardando questo video e tutti gli altri del mio canale a far parte del team Animals. Adesso il pesce so che si dirà, non ho trovato quello che ho, ma è l'Ixidis, è il più grande pesce che sia mai apparso nel nostro pianeta. Misurava 24, in realtà ne avevo tutte, misurava 18 metri. L'Ixidis misurava 22 metri per un peso medio di 100, in realtà questo pesava 60 kg, perché ho sbagliato. Era lungo 22 metri quanto il capodoglio e pesava più di 70 tonnellate, quindi poco più grande della dimensione dello Shonisauro. Ora abbiamo l'orca.
inglese killer whale. È un mammifero marino che è il più grande della famiglia degli equini. Oggi si sta. È un mammifero che può arrivare a 10 metri in lunghezza e 10 tonnellate di peso. L'acqua può raggiungere una velocità elevatissima, può essere velocità di uno scalo e superare, può arrivare a una velocità di circa 7, 55 km/h. Ma basta con gli animali oggi esistenti. Parliamo delle creature estinte che popolavano i mari di secoli fa. Adesso abbiamo il Plagodus, un rettile marino vissuto nel Triassico medio, circa 235 milioni di anni fa. Aveva un corpo tozzo e molto corpo. Aveva un morso molto potente grazie al muscolo del mascello. Il corpo era ricoperto da un'armatura che lo rendeva una preda molto difficile rispetto alle altre. E con un velociraptor poteva raggiungere i 2 metri di lunghezza. Sapete che nel video della pubblicità di Elasticsearch Monster Collection quel coso si è allungato tipo 3 metri e non si è schizzato. Wow! Adesso un'altra specie estinta che è il. Nodosauro! Misurata 4,5 metri. Sai che questo non è un rettile marino, ma in realtà un antenato di mammiferi marini come le foche, le balene e i delfini. La sua coda era molto potente. Questa è della collezione Sea Dinosaurs and Co. Aveva 4 zampe simili a pinne, per spostarsi anche a terra come le foche. Era un feroce predatore che si nutriva di molluschi, piccoli squali e cetacei. Sì, cetacei. Lasciamo abbiamo ancora molte specie da vedere. Abbiamo il plesiosauro, il plesiosauro e l'elascosauro. L'elascosauro è lungo 13 metri, con una lunghezza massima di 14 e un peso di 250 kg, mentre il plesiosauro era lungo circa 15 metri e pesava la lunghezza di 2 tonnellate. Sì, 2 tonnellate. Adesso prendo tutti gli altri modelli preistorici. Questo. Allora, poi abbiamo il sacco su cuco, quello del più grande di tutti i tempi, è lungo 12 metri, 11 e 14 metri, pesava proprio l'orca, circa 10 tonnellate. Ocopistes, somigliava di meno precisità, era lungo circa 10 metri, circa 8 volte la lunghezza di un velociraptor e pesava il doppio. Poi il Diopleurodon, era lungo circa 10 metri, pesava la bellezza di 10 tonnellate. Ortacanto, era lungo circa 3 metri, era uno squalo cristallico di acqua dolce. I suoi resti sono stati trovati in Europa e in America del Nord. Dacosauro, vissuto nel Cretaceo superiore, scomparso nella faccia della Terra durante l'estinzione di circa 65 milioni di anni fa. Era lungo 5 metri e pesava la bellezza di 910 kg. Squalo bianco, squalo tigre. Considerato come uno dei più grandi predatori sul pianeta e misura 7,3 metri e pesa la bellezza di 6 tonnellate, di 2 tonnellate. Ma il più grande predatore oggi esistente è lo squalo bianco. Misura 6 metri e pesa più di 2 tonnellate. È il megalodonte, è il più grande. Poi lo squalo martello è più grande. Era lungo 6 metri e lungo 6 metri con una bellezza massima. È lungo circa 5,5 metri, una massima lunghezza di 6 e pesava 450 kg. Del Piero. In realtà non sono capelli operelli, ma sono creature molto aggressive, possono tenere testa persino molto alta. Tartaruga adulto. La piccola è una larva di soltanto 5 cm. La adulta può arrivare a 3 metri di lunghezza e 8 tonnellate di peso. Può difendere. Ah no, a 300 di peso. Può sperare. E poi può anche deporre fino a 150 uova. Squalo martello grande, lo stesso. Coccodrillo marino, sono i coccodrilli più grandi che si vede in pianeta. Sono fino a 7 metri e un peso medio di oltre una tonnellata.
Ma guarda, con 6 metri di lunghezza, il corno che è lungo 2,7 metri e pesante di no, alto a 940 kg, in assoluto una delle balene con i denti strani e lunga del pianeta. La balena verde non sono pesci, ma rettili. È lunga circa 1,70 m quanto l'uomo e pesa la bellezza di 40 cm. Polpo gigante del Pacifico. E poi adesso il polpo gigante sul crater. E la Terra è lui la mamma crater. Pesa 100.000 tonnellate ed è lungo più di 200 metri. In realtà questo è lungo al massimo 2,6 metri. E pesa 272 kg. Poi c'è questo, il Beluga, che misura 4 metri, possiamo avere la patata di mare, e il Teccheco, che torna fino a 19 ore al giorno, e poi dormi fino a 84 ore. Adesso vi saluto, ciao!